Buongiorno, dopo questa sigla iniziale, altro video sulle Yankee Candle, ultimamente, perché domenica, questo è stato il weekend dove c'è stato il ponte, domenica io sono stata a Monselice a un raduno del gruppo Y Candle Mania Italy, iscrivetevi sotto, vi metto il link. Siamo stati a questo raduno a Monselice al negozio Tenter e vi volevo far vedere un po' i miei acquisti. Dunque, perché durante questo ponte molti negozi di Yankee Candle hanno aderito a una promozione per cui c'era tutta la linea, tranne che le foam, ovviamente quelle, le fragranze del mese che sono già ovviamente scontate, scontate al 20%, quindi tutte le profumazioni e tutti gli accessori erano scontati del 20%. Quindi insomma è stato un motivo in più per partecipare a questo raduno e comunque per fare uno shopping veramente violento. Bene, allora vi faccio vedere un po' quello che ho comprato. Sono andata per incontrare ovviamente alcune delle persone che sono iscritte al nostro gruppo, per stare in compagnia, perché ci siamo divertiti tantissimo, devo dire la verità. Ho conosciuto persone matte quanto me almeno, e ho rivisto la Francesca, la mia socia, insieme ad Anna e Miriam. Un giorno spero di incontrare anche loro. Quando torni da queste giornate torni felice, ma torni anche con un pochino di magone, perché abitiamo abbastanza lontane. Vabbè, con Anna e Miriam non ne parliamo perché sono siciliane, quindi ciaone, ma anche con Francesca insomma proprio vicine non siamo, però diciamo che anche con le altre insomma abitiamo un pochino lontane, quindi ho rivisto il mio amatissimo Guido, che mi ha fatto una sorpresa, perché non doveva venire, invece si è presentato. Comunque, vado alle ciance, andiamo avanti, se no mi commuovo come una vecchia rincoglionita e non andiamo più avanti. Dunque, sono andata, quando sono entrata, vabbè, al negozio ho salutato tutti quanti, ovviamente. Sono andata dritta verso le premium, perché io di solito le premium le compro a occhi chiusi, perché non ho negozi vicino, quelli che ho vicino non tengono le premium, per cui io le compro sempre così, a usta, si dice dalle mie parti. Finora ci ho sempre azzeccato, nel senso che tutte quelle che ho preso in passato mi sono piaciute, però insomma questa era un'occasione per annusarle, non me ne è piaciuta neanche una, molto bene, e infatti non ne ho presa neanche una, perché voi direte che io sono una persona malata, e sì, ho una malattia, perché ho un'ossessione per queste candele, a me danno tanto oltre che al profumo, e però non sono una persona che compra una fragranza anche se non la convince o non gli piace, giusto perché è premium e non è una fragranza che rimane lì e ti aspetta, no, a me non hanno convinto e quindi io non ne ho presa neanche una. Però ora voi vedrete, cioè, un acquisto di candele che direte: ma Cristina, cioè sei tu? Sì, sono io. Nell'ultimo anno, più o meno, è iniziato forse con l'uscita della Dreamy Summer Night, che è una fragranza estiva, che voi sapete che io ho preso anche in giara grande, che mi è piaciuta tantissimo, cioè di quella linea è stata quella che io ho preferito più di tutti, ma è una fragranza dolce, una fragranza in cui è presente la vaniglia, l'eliotropio, insomma io ho iniziato con questa fragranza alla mia diciamo scoperta delle dolci, che però io già prima sapevo che qualcuna mi piaceva. Diciamo che però il mio amore per le fresh mi predilige le fresh, perché almeno in giara, perché comunque avevo sempre timore di stancarmi. Sto giro ho voluto invece prendere anche delle fragranze dolci. Una delle dolci che ho preso è questa, che è la Christmas Cookie, cioè a parte ad essere stupenda, questo mese è FOM la Snowflake Cookie, che è quella rosa. A me la Snowflake Cookie non piace, perché purtroppo la mia malattia non è ancora arrivata all'ultimo stadio, nel senso che io ho ancora un blocco con le speziate. Molti mi dicono che non si sentono le spezie, io le sento tantissimo in quel, non so cosa sia, se sia una sorta di pan di zenzero che si sente, però non mi piace per niente. Purtroppo io l'ho provata in tarte diverse volte e non mi è piaciuta. Questa invece ho avuto diverse tarte, ne ho ancora una mi pare, le ho accese diverse volte e mi piace molto. È proprio tipicamente un profumo di biscotti
si percepisce moltissimo, cioè è veritiera tantissimo questa. Questa rispetto alla Snowflake Cookie, a mio avviso, è molto meno artificiale, perché si sente moltissimo profumo di biscotti al burro e zucchero. Punto. Diciamo che però sembra non essere così violentemente invasiva come alcune molto artificiali che io ho sentito. Questa io l'ho provata in tarta, mi è piaciuta tanto, quindi l'ho presa. Io ripeto, approfittando di questo sconto del 20, mi sono scatenata. Un'altra che io ho amato tantissimo in tarte, penso di non averne più, però è una delle prime che io provai e una delle uniche all'inizio, diciamo, un po' dolci, nonostante qui sia sia definita come fruit, per me non ha niente di fruit, perché comunque è questa, è la vanilla lime. Allora, sì, c'è lime e quindi sicuramente il fruit si sente. Da spenta, così come la tarte, io però in jar non l'ho mai provata e neanche in votivo, si sente moltissimo il lime con questa, io sentire questo odore mi provoca una sorta di emozione allo stomaco, non so se voi vi succede, perché questo è una di quelle fragranze che io ho provato tra le prime, se non col primo ordine, con il secondo acquisto che ero andata a Bologna, pensate quanti chilometri ho fatto per andare in un store Yankee, e mi ricorda proprio quel periodo, cioè per me era tutto nuovo e quindi tutto stupendo, cioè ancora adesso sono malata, però era tutto così nuovo e così stupendo che quando sento tarte come questa, fragranze come questa, come la Soft Blanket, come anche la Pink Sands, che è una di quelle che fu la prima che accesi, credo, proprio mi portano alla mente quel momento, va bene, 7 minuti, non ho detto un cazzo, ok. Qui si sente, allora, vi ripeto, molto forte la nota di lime, ma con un sottofondo vanigliato fortissimo. Io la tarte di questa candle, quando l'ho accesa la prima volta, ho visto proprio spegnersi quasi completamente questa nota di lime. Vi devo dire che questa cosa non mi è dispiaciuta, perché alla fine, infatti vi dico che è una di quelle che io tra le, tra virgolette, cibo e dolciumi vari, ho amato di più, perché a me l'odore della vaniglia piace, a me piace la vaniglia anche nei profumi, ma azzeccare un tipo di vaniglia che non sia artificiale, non sia stucchevole, non ti porti la voglia di aprire le finestre, perlomeno per me, è molto complicato. In questo caso la nota del lime per me sparisce quando l'accendi, però rende la vaniglia talmente fresca e talmente piacevole da sentire nell'ambiente che io non avevo mai preso la jar, appunto approfittavo del 20%, io ho preso la jar di comunque. Tolto questo, l'ultima Yankee che ho preso è questa Cherry on Snow. Io è una di quelle appunto che avete visto nel video haul che ho fatto l'altra volta quando vi ho prestato Giustino. Scusate. Ed è una di quelle che io mi è piaciuta moltissimo. L'unico peccato per me è che comunque nella descrizione è citata la mandorla e io la sento un po' pochino per me, però da accesa mi ha ricordato, adesso io l'altra volta mi ho nominato il concertino, però per me una volta si chiamava così, croccantino, comunque quel gelato della Motta, dell'Algida, non mi ricordo più, penso Motta, e da accesa mi è piaciuta tantissimo. Questa è un'edizione limitata, quindi non è premium, non è, quindi ci sarà soltanto per questo periodo, penso che era una di quelle che c'era sul mercato europeo, che però hanno levato da qualche anno e non lo so, è molto molto intensa e ha questo profumo di amarene fabbri, però ce l'ha quella piccola nota un pochino croccantinosa ma mandorlosa che mi ha ricordato quel gelato che vi ho nominato. Comunque mi è piaciuta tantissimo e quindi l'ho presa, quel 20% non potevo evitare. Un altro mio purtroppo scoperta degli ultimi tempi, perché un amico mi ha fatto dei pensierini e mi ha regalato le meltine di queste, di questa linea, è la Ghost Creek. Sono le Ghost Creek praticamente, me ne hanno parlato tutti
in maniera eccelsa. Io non le avevo mai provate, le melt comunque sono composte da, ora ve le apro che famo prima, da, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6 triangolini, si stacca un triangolino e si mette le brucessenze. Hanno una persistenza violenta, cioè io non accendo mai due volte un pezzo di tarte o una tarte, mai, cioè io una volta consumo tutta la tea light, si sente un bel profumo eccetera eccetera, una volta esaurito per me è esaurita, perché difficilmente si sente per la seconda volta per me. Io questa l'ho accesa due volte, voi vedete ne manca soltanto un triangolino, si sentiva come la prima volta, una cosa impressionante. Comunque, bando alle ciance, queste sono quelle che mi ha regalato l'amore mio, quindi perché sapeva che le volevo provare. Mamma, questa che cos'è, confetti cake, è meglio che non ci penso. Quindi ne ho annusata qualcuna che c'era lì e mi sono letteralmente innamorata di questa. Mi sono letteralmente innamorata, si chiama Pineapple Sea Spray. Pineapple, vabbè. Dunque io di solito l'ananas deve essere ben miscelata negli ingredienti di una candle perché mi piaccia. Io qua non la sento proprio praticamente, cioè sì, si sente, ma allora è paradisiaca, cioè a me ricorda un profumo e non mi viene in mente che profumo è. Terribile questa cosa, vedete, hanno due stoppini, quindi insomma dovrebbero fare la famosa piscinetta, cioè sciogliersi regolarmente senza problemi, io spero, perché penso che insomma è buonissima. Ha un profumo, è una sorta di profumo molto fresco che ricorda proprio l'estate, marino, ma ha all'interno una nota particolare che proprio è adorabile, buonissima. Quasi somiglia a un bagnoschiuma, ma un bagnoschiuma di quelli, cioè, un po' raffinati, non parliamo del bade da secco. Una cosa squisita, io non ve la so descrivere. Ora, vediamo da accesa la resa che ha, se hanno la resa che hanno le melt, ciao, la Cristina è partita per un nuovo amore. Poi ho preso un pochino di tarte votivi, perché io comunque, avendo un forte amore per le jar, ma ho un forte amore per le jar, ma comunque continuo a utilizzare tarte votive, vabbè, ho preso, tanto per gradire, tre soft blanket, queste mi servono sempre, e poi ho preso una lavander, sono stata un soffio dal prendere la giara perché a me piace tantissimo la lavander, però in votivo io l'ho presa soltanto per fare il mio mix, io metto un pezzo di soft blanket e un pezzo un pochino più grande di questa di lavander nel brucessenze, viene una cosa paradisiaca. Provate, diceva quello di Semeraro, provare per credere. Poi, per quello che vi dicevo prima, ho preso due Dreamy Summer Night. Sapete che io questa la amo da morire, ho il giarone che è già a meno di metà e ho già l'ansia, per quando ho bisogno del profumo subito, ecco, il profumo subito, che non in tutte le giare così, utilizzo le Tarte. Poi vabbè, questa Kilimanjaro Stars se l'è scelta mio marito, l'aveva già sentita, però non si ricorda, però evidentemente le è piaciuta, e vabbè, va, una tartina la puoi prendere anche tu. Molto bene, io ho finito. Io ringrazio tutti quelli che sono venuti ai raduni, io vi ricordo che sul nostro gruppo Y Candle Mania Italy trovate un album con tutti i raduni che ci saranno, i raduni d'autunno, quindi se volete venire a darci un'occhiata, a vedere se ce n'è qualcuno nella vostra città, sono veramente giornate carine, insomma non è necessario acquistare tutto il mondo, però per stare in compagnia è bellissimo. Questo weekend, il 5, alle ore 17, il raduno sarà a Torino, presso il negozio Dillo con una candela, alle ore 17, come vi ho detto. Quindi se avete voglia e siete nelle vicinanze, fateci un giro perché vi divertirete di sicuro. Io vi saluto e vi mando un grossissimo bacio. Ciao ciao!